arringo da in piedi. Vi arringo da in piedi, va bene? Perché così è... perché sennò se sto in piedi, ho bevuto una birra, non mi addormento sulle mie parole, insomma, diciamo così. Lui è un po' preoccupato da questo punto di vista, in generale nella vita. Allora, buonasera a tutti. Volevo innanzitutto ringrazio Alessandro, ringrazio Charlotte, ringrazio tutti quelli che hanno creato questa opportunità. Da un po' di anni sento, come dire, l'esigenza di raccontare le mie ricerche anche ad un pubblico non specialistico, insomma, o comunque di rapportarmi con i professionisti della danza, confrontandomi con loro a partire da una posizione diversa, che è quella della riflessione, non fatta col corpo, ma fatta in termini di natura razionale, pur non essendo io una persona che non ha a che fare o non ha avuto a che fare con la danza direttamente. Io ho avuto a che fare con la danza direttamente per molti anni, adesso ho appeso le scarpette al chiodo, ma come si suol dire, però la danza è una prassi della mia vita, della mia esperienza, del mio percorso. Altrimenti non si potrebbe fare quello che di cui mi sono occupato per tanti anni, di cui mi occupo ancora oggi, che è il cosiddetto reenactment, la rimessa in azione della danza del passato, perché noi non sappiamo esattamente come danzavano nel XV secolo, ma ci sono tracce che ci permettono di rimettere in azione il corpo a partire da quelle tracce e di cercare di capire come quel corpo si può relazionare al corpo contemporaneo. Perché non è che dal XV secolo ad oggi il nostro corpo è molto cambiato, forse abbiamo guadagnato qualche centimetro in altezza dal punto di vista statistico, ma la nostra testa ancora non si gira di 360 gradi, è sempre ha una limitatezza, no? Come ce l'avevano nel XV secolo. Quindi io ho dimestichezza con questo, ve lo voglio dire perché non sono il teorico che viene a raccontarvi i suoi pensieri, però sono un, diciamo, studio la danza cercando di capire che cos'è e che cos'è oggi soprattutto. Allora vi racconto un po' i miei ultimi studi, di cosa mi sto occupando più di recente. Mi sto occupando fondamentalmente di un cambiamento di paradigma, si dice sempre, ma è proprio così. Negli ultimi 15 anni abbiamo assistito a un cambiamento di paradigma sulla danza. È progressivo e non ancora attuato totalmente, ma è certamente in corso. Noi abbiamo una concezione nel mondo occidentale, non in altre culture, ma nel mondo occidentale, anzi, diciamo meglio, nel mondo occidentale capitalistico, abbiamo una concezione della danza che risale al momento della nascita di una disciplina che è l'estetica, che di fatto nasce molto recentemente, nasce nel XVIII secolo, nasce nel Settecento. E quindi noi, dico purtroppo, abbiamo ancora quel tipo di visione, in particolare in Italia, non più così in altre parti del mondo occidentale, capitalistico, ma sicuramente ancora in Italia c'è una concezione della danza come arte, e le arti, nella concezione estetica del Settecento, sono separate dal resto dell'esistenza. L'arte smette nel Settecento di essere quello che è e che sarà sempre, cioè una pratica. Nel Settecento smette di essere una pratica e diventa un'arte, ma non arte
parte come era intesa precedentemente, ma diventa una delle arti dell'Olimpo artistico. Quindi un qualcosa che non ha a che fare con le nostre pratiche quotidiane, che non ha a che fare con l'esperienza di tutti, ma è, in base a quella concezione, un mondo separato, riservato ad iniziati, che sono stati iniziati da dei sacerdoti dell'arte, gli unici autorizzati a dire tu sì, tu no. Capito? Gli unici autorizzati a dire questo è bello e questo è brutto. Questo nasce su una visione, diciamo, dell'arte come qualcosa che non è afferrabile in termini conoscitivi, e qui c'è Kant dietro, ma può essere solo percepita a livello esteriore, quindi in termini di superficie. E quindi per quello nasce l'estetica, perché l'estetica si occupa solo di fatto di un concetto base: cosa è bello e cosa non lo è. Di questo si occupa l'estetica. Ma noi abbiamo oggi bisogno di una siffatta disciplina? Rifletteteci, non vi chiedo la risposta subito, però pensate se oggi noi abbiamo bisogno di una disciplina come quella. Infatti sta cambiando totalmente l'estetica. Oggi i filosofi che si occupano di arte vanno in tutt'altra direzione, registrano un cambiamento di paradigma. Allora, se quindi partiamo da questa visione dell'arte, della danza, voi capite che la possono fare soltanto persone che abbiano un corpo che rientra nei canoni di bello previsto da quell'arte. E oggi nei canoni di bello previsto dalla danza ci sta anche il canone del sano, bello, fisicamente prestante. Chi vi viene in mente? Un nome a caso? Guarda un po'. E guardate che quella, ha citato Bolle, così lo sentite tutti, no? Viene in mente Bolle. Perché viene in mente Bolle? Perché Bolle rispecchia nella logica dell'estetica settecentesca tutte le caratteristiche del danzatore artista. Ce n'è però una cosa in più da dire, oltre ad essere sano, bello, prestante, deve fare qualcosa che noi non sappiamo fare. Ok? Deve essere messo lì per esibirsi in qualcosa che noi diciamo non lo sappiamo fare. Ok? Io, magari qualcuno di voi qui che è stato tartassato nella sua esistenza dal disciplinamento del corpo, passando ore della sua vita davanti a uno specchio e appoggiando una mano a un pezzo di legno che si chiama sbarra. Voi sapete che la sbarra era quella che si utilizzava nei tornei nel XVI secolo per separare i due contendenti. Quindi la sbarra separa, no? E la sbarra disciplina. A me viene in mente un altro nome, un certo signor Foucault, che ha parlato del disciplinamento del corpo. Ma lasciamolo lì un attimo, poi lo recupereremo. Quindi questa è la concezione, diciamo, della danza in Occidente, nell'Occidente capitalistico, che nel frattempo ha creato delle strumentazioni per poter distinguere questi corpi che sanno fare cose
da corpi che non le sanno fare. Queste si chiamano tecniche, le cosiddette tecniche della danza. Ce ne sono tante di tecniche della danza. Si parte dalla danza accademica, ma poi abbiamo, e nella danza accademica non c'è una sola tecnica, ce ne sono tante di tecniche. E poi qualcuno nel corso del Novecento dice: ma no, queste cose non vanno bene, il corpo deve essere più libero, e si inventa nuove tecniche. E quindi molti di voi avranno sentito parlare di una certa Martha Graham, no? Che ha inventato una nuova tecnica, che parte da una concezione diversa certamente del corpo e parte da una idea di contrazione e liberazione dell'energia a livello muscolare. Ma voi andate a guardare Acts of Light, l'ultimo lavoro di Martha Graham. L'avete mai visto? È l'ultimo lavoro di Martha Graham. Voi siete in grado di dire che quel lavoro lì è basato su una tecnica diversa da quella accademica? No. Se lo guardate, vedete che Martha Graham, alla fine della sua vita, ritorna alla casa del padre. Avete mai visto un signore che si chiama Merce Cunningham? Guardate Merce Cunningham alle origini, quando fa le performance con John Cage, e poi guardate gli ultimi lavori di Merce Cunningham. Quel signore torna esattamente alla casa del padre. Eh sì, non c'è nessun critico di danza qui che mi può lanciare una maledizione incenerendomi e facendomi diventare come la maga Magò, che nella famosa lite con Mago Merlino a un certo punto diventa un virus. E quindi, no, è Merlino che diventa un virus e la maga Magò se lo becca. Quindi, per evitare tutto questo, meno male che non mi hanno fatto trovare un critico di danza qui questa sera, se no mi veniva l'orticaria. Detto questo, perché vi racconto questo? Perché c'è un processo che inevitabilmente passa attraverso il mercato in Occidente. E il mercato ha bisogno di tornare a processi di omologazione e ha bisogno di tornare sempre a processi di riconoscibilità dei prodotti e ha bisogno quindi del disciplinamento dei corpi. Corpi che prima erano indisciplinati poi diventano disciplinati. Quindi inevitabilmente la danza è passata attraverso delle grandi rivoluzioni, ma poi è tornata un pochino indietro in qualche caso, recuperando questa idea della superficie, di chi può stare dentro e di chi può e di chi non può stare dentro. Ma questo è stato messo in crisi negli anni 60, totalmente in crisi, e quella è il primo cambio di paradigma. Dopodiché si è tornati un pochino indietro, ma poi c'è un altro cambio di paradigma negli anni 90. Poi si è tornati un pochino indietro, ma negli anni ormai 20, io direi già dagli anni 10 del nuovo millennio, abbiamo di nuovo un tentativo di cambiamento di paradigma. Cioè di andare... No... di tornare all'idea di prassi. E adesso vi spiego che cosa è accaduto, perché parliamo di prassi. Per spiegarvelo, torno indietro ad Aristotele. Perché? Perché il signor Aristotele era un neuroscienziato. Capite cosa intendo dire? Era un neuroscienziato, non aveva la risonanza magnetica funzionale, ma guarda caso scopre
che la prassi artistica ha a che fare con un processo di mimesi, di imitazione, ma di imitazione di azioni. Imitazione di azioni, di casi. Non avevamo bisogno di Rizzolatti per sapere che avevamo i neuroni specchio. Nel senso che oggi ben venga che gli scienziati duri vengano a dire: guardate che il teatro, la danza sono biologici. Non credo che i danzatori abbiano bisogno di saperlo scientificamente, lo sanno perché è un sapere del corpo. Chi pratica la danza sa che la trasmissione avviene per un processo inevitabile di imitazione in presenza di un altro corpo. Ma ben vengano queste informazioni, perché noi siamo fatti per questo processo, è una pratica, meglio ancora, è un comportamento, la danza, organizzato della specie. E allora voi capite, può essere quella roba che sta là sull'Olimpo, secondo voi? No, perché è una prassi organizzata della specie. C'è quindi uno che appartenga alla nostra specie che non sia in grado di danzare? No, è biologicamente predisposto alla danza, perché la danza serve. Voi dite a un kantiano che la danza serve, vi sputa in un occhio. Giusto? La danza non serve a niente. L'arte non serve, perché se serve non è arte. E no, non siamo proprio d'accordo. Io non sono d'accordo su questa cosa. La danza serve alla specie umana per la sua sopravvivenza, ma soprattutto per adattarsi e trasformarsi. Per adattare e trasformare, perché siamo una specie organizzata, siamo un organismo e siamo una specie organizzata. Noi apprendiamo costantemente per comportamenti organizzati, ma attenzione, su una base biologica. Come l'esempio che fa un filosofo interessante, che è Alvanoe, non so se avete mai sentito parlare di Alvanoe, adesso hanno tradotto uno dei suoi libri fondamentali, che si chiama Strani strumenti, in inglese era Strange Tools, ed è un libro che a me ha colpito qualche anno fa quando lo lessi in inglese. Questo signore e si è interessato alla danza per motivi personali, è un filosofo, ma è un filosofo legato anche a tutte le scienze cognitive e percettive, quindi è anche uno scienziato, non è solo un filosofo, e però c'aveva una compagna danzatrice, e quindi questo succede che a un certo punto, come mia moglie, cioè la mia fidanzata dell'epoca era una danzatrice, e io oggi mi occupo di danza, quindi c'è un motivo sempre in qualche modo personale, no? Che muove le persone. Quindi lui aveva questa compagna che lavorava con William Forsythe, un altro signore che avrete sentito sicuramente nominare. E quindi quando William Forsythe fa Motion Bank, che è una ricerca molto importante, vedo che ho risvegliato qualcosa in voi due, presumibilmente, dico bene, è esperienza comune questa, chi è stato portato dentro dei due? Non si può più ricostruire se è nato prima l'uovo o la gallina, giusto? Quindi va bene. Quindi vi stavo dicendo che Alvanoe è stato portato dentro Motion Bank. Motion Bank è questa ricerca
che ha fatto William Forsythe, convocando intorno alla sua esperienza di coreografo e di studioso della danza, convocando scienziati, architetti, filosofi, un pool di studiosi fantastico che ha cercato di capire che cos'è l'esperienza della danza a tutti i livelli. E quindi lui si è accostato a questa ricerca e ha prodotto, insomma, questo libro che vi consiglio di leggere, l'hanno tradotto recentemente in italiano, è uscito per Einaudi, credo, quindi è anche una bella... una casa editrice, insomma, importante, con una grande distribuzione. Ed è lui che, attraverso gli studi, giunge a dire questa cosa, che la danza è una prassi, è un comportamento organizzato della specie, ma la coreografia è un'altra cosa. Che cos'è la coreografia? È un processo culturale di secondo livello. Partiamo dal bambino. Voi sapete tutti che un bambino di 2 anni appena comincia a stare in piedi, se sta in piedi si ha un po' di equilibrio, che non avete, diciamo, mai messo di fronte alla televisione ancora, se voi gli mettete la musica, si muove nello spazio sulla musica. Non glielo insegna nessuno, esattamente come nessuno insegna al bambino a succhiare dal seno materno e alla madre, quello è un comportamento organizzato della specie, e alla madre ad allattare. Non glielo insegna nessuno. Può decidere di non farlo, ma è un comportamento organizzato, iscritto nella specie. Ed è la danza è allo stesso livello, ma così come ad un certo punto, se vi dicono, come è accaduto in certi anni, no, allattare al seno non va bene perché rovina il seno, tanto il latte artificiale fa la stessa cosa, questo è un fattore di natura socioculturale che interviene su un fattore della specie, e allora milioni di madri smettono di allattare e comprano il latte artificiale, fattore culturale capitalistico molto forte che interviene su un fattore biologico, mutando addirittura dei processi biologici, intervenendo su processi biologici. Se voi mettete quel bambino di 2 anni davanti a Michael Jackson, come in Arancia Meccanica, non so se avete presente il film, no? Lo obbligate a guardare Michael Jackson dal mattino alla sera alla televisione, nel giro di un mese quel bambino di 2 anni è Michael Jackson. Preciso, identico, sputato. Voi sapete che negli Stati Uniti ci sono questi bambini sottoposti a questo condizionamento per fare le gare ed imitare le celebrity, no? E quindi sono questi bambini mostri che sanno danzare perfettamente come il tal cantante la tale celebrità. Perché questo accade? Perché su un fattore biologico si innesta sempre un fattore di natura culturale, inevitabilmente di natura culturale. E lo strumento che interviene culturalmente sulla danza come strumento del danzatore è la coreografia. La coreografia è uno strumento che mette questa capacità di tutti di fronte a tutti, quindi è un processo di natura seconda, è un intervento su una natura prima. Ma io volevo, sono partito da qui perché vi ricordate che vi ho detto la danza è lassù? No, l'abbiamo riportata qua giù. L'abbiamo riportata qui. Allora è accaduto qualcosa di storico, di culturale, perché ad un certo punto è ritornata lassù. Questa cosa comincia nel XV secolo, comincia nel 400 in Italia, nel 1400 in Italia. Comincia, ma diciamo che raggiunge il suo apice nel 700. È lì che a un certo punto la danza
si separa totalmente dalla quotidianità. Viene separata dalla quotidianità. Viene posta altrove e le persone sono chiamate a delegare. Quello che noi facciamo quando andiamo a teatro è un processo di delega. Noi rinunciamo alla nostra prassi coreutica, alla nostra prassi di danza, e paghiamo un altro perché danzi per noi e noi lo guardiamo. Questo è quello che è avvenuto in Occidente, e questa cosa qui comincia nel 500, nel 400 in Italia, ma raggiunge la vetta massima nel 700. E allora è chiaro che se io rinuncio e delego, l'altro entra nel mondo dell'arte. Capite? Ma questo è un fattore unicamente legato ai dispositivi di potere. Il primo dispositivo di potere lo mette in atto Luigi XIV. È il primo che utilizza la danza contro i nobili, per piegarli al suo potere. E la danza diventa un dispositivo di potere. Uso dispositivo, che è un termine che usa Foucault in una serie di scritti ripreso da Agamben recentemente, il concetto di dispositivo di potere. Quindi l'arte sull'Olimpo è un dispositivo di potere, perché si coniuga con tutta un'altra serie di fattori e processi. Ma quello che la danza contemporanea, in particolare in Italia, sta facendo da molti anni è riportare la danza, scusate perché sono uno che parla tantissimo e dopo rischio di, ma mi avvio adesso alla conclusione, la danza contemporanea italiana sta lavorando per riportare giù dall'Olimpo la danza e riconsegnarla alla prassi del quotidiano, perché è in quel contesto che la danza è politica, trasformativa, e si pone in termini di resistenza ai dispositivi di potere. Se la danza è una prassi, è una pratica, è su questo livello che c'è il cambiamento di paradigma. Vi consiglio un altro libro, se avete voglia, Bertrand, si chiama L'arte come pratica. Riflettiamo attentamente. La danza è una pratica del corpo, giusto? È l'unica cosa che possiamo dire della danza, perché altrimenti interveniamo con fattori che sono culturalmente determinati. Se però la definiamo una prassi del corpo, a quel punto lì siamo tutti molto sereni, molto tranquilli. È una prassi del corpo che è riferita al corpo della specie, della specie. Ma non è solo l'arte della danza che deve essere ricondotta ad essere una prassi, una pratica. Tutte le altre arti stanno andando in questa direzione. Anche laddove ci sono fortissimi interessi economici, come nel cosiddetto mondo dell'arte contemporanea, arte con la cosiddetta A maiuscola, sto parlando della Biennale di Venezia, della, capite? Dove si fa arte, ex arte figurativa, capite? Anche lì ci sono delle fortissime resistenze ai dispositivi di potere, anche dove girano molti soldi e dove quindi il capitalismo interviene più direttamente, perché la danza è pagata pochissimo
in Italia, nel resto del mondo un po' meno, ma in Italia è pagata pochissimo, e quindi come fa ad entrare dentro il giro? Non riesce ad entrare e quindi può sfuggire, capite? Sfugge con maggior facilità ai meccanismi del capitalismo, l'arte contemporanea italiana. Cosa vuol dire che l'arte va ricondotta alla prassi? Se noi riconduciamo l'arte alla prassi, capiamo che cosa provoca nelle relazioni con gli altri. La danza non ha delle prassi diverse dalla quotidianità, non le ha. Non lasciatevi infinocchiare dalle tecniche. Le tecniche sono unicamente degli strumenti per ottenere dei risultati di natura estetica. Ritorniamo lì, ritorniamo a ciò che è bello e ciò che è brutto. Quando vi dicono, se non hai fatto danza accademica non puoi fare danza. E no, se non sei andato a sottometterti alla disciplina del potere, allora no. È chiaro, perché se hai fatto tutte quelle tecniche entri in quell'universo, capite? Invece io sto parlando di un'arte che cambia il mondo. È un'altra cosa. Che cosa vuol dire cambiare il mondo? Vuol dire che chi incontra quella danza contemporanea che basa la propria esistenza sull'idea della prassi, della pratica, può riconoscersi in quelle pratiche, perché non sono pratiche diverse. Quello che avviene quando andiamo a vedere uno spettacolo di danza o anche teatrale è che noi rinegoziamo costantemente le nostre pratiche del quotidiano. Ma noi possiamo fare in modo di non rinegoziarle mai, perché Bolle non negozia nessuna pratica con noi. Perché c'è una distanza abissale. Invece quello che fa la danza contemporanea è negoziare le proprie pratiche con le pratiche del quotidiano di chi lì va a vedere quella cosa. E sapete qual è la negoziazione più interessante? È quella dell'improvvisazione. Qual è la pratica più democratica nella danza? L'improvvisazione. L'improvvisazione sta in mezzo a fattori percettivi che sono studiati molto attentamente oggi. Sapete dove si colloca? Si colloca in una frazione infinitesimale di tempo fra la previsione e il ritardo. Il corpo umano, il corpo della specie umana, corpo, perché lo dico, dicono cervello i neuroscienziati, io dico il corpo nella sua totalità, perché il cervello non funziona senza la percezione e non è, come gli studi più recenti mettono in evidenza, non è un centro di pensiero che comanda, non funziona proprio se non c'è un circuito di andata e ritorno costante fra tutto il sistema nervoso e il sistema percettivo. Comunque, il sistema percettivo è in grado di cogliere e prevedere, da tutte le informazioni che raccoglie, di prevedere come andrà a finire il proprio movimento. Ma lo fanno le persone inconsciamente camminando per strada, perché noi siamo la specie bipede. E siamo la specie che ingaggia con la gravità la lotta peggiore che di qualsiasi altra specie. Perché noi siamo bipedi, il nostro equilibrio è complesso. Quindi noi abbiamo imparato a raccogliere intorno a noi, perché noi abbiamo due visioni. Noi percepiamo noi stessi dall'alto, a volo d'uccello, dicono gli scienziati, e percepiamo noi stessi con il canale cinestesico, cioè dall'interno. Quindi ogni danzatore questa cosa la conosce molto bene, sa perfettamente che se deve fare un movimento deve raccogliere tutta una serie di informazioni e quel movimento lo vede prima, lo vede già prima, ma il corpo è sempre in anticipo sul movimento, ma è sempre in ritardo. Perché è sempre in ritardo? Perché quando il movimento è partito non c'è più niente da fare, perché i muscoli gravitari sono muscoli involontari,
sono quelli che ci permettono l'equilibrio e che negoziano costantemente l'equilibrio con la gravità. Quelli agiscono indipendentemente da noi. Se ci è sfuggito qualcosa, mezzo millimetro, noi rischiamo la caduta. E sapete cosa fa il corpo? In between, dicono gli inglesi, perché è proprio fra due cose, fra l'anticipazione e il ritardo, improvvisa. Perché non vuole cadere il danzatore, fa una figura di M. E quindi, piuttosto che cadere, accompagna la caduta in un certo modo, cioè improvvisa, raccoglie di nuovo le informazioni. Allora, pensate che l'improvvisazione che la persona fa nella sua vita quotidiana, perché se inciampa, improvvisa per salvarsi dalla caduta, lo facciamo tutti. Il danzatore che mette al centro questo processo è quello che negozia con lo spettatore più informazioni e più possibilità. Cioè, chi viene via da uno spettacolo di improvvisazione, tutti noi stasera vedremo uno spettacolo che parte da questa idea di messa in discussione dello stereotipo del movimento, perché vuole collocare qualcosa che non sa cosa sarà in mezzo, pur avendo, attenzione, una normatività, perché l'improvvisazione senza normatività non si può fare. Ci vuole sempre una dimensione di normatività. E l'improvvisazione, sapete perché è la più democratica? Perché non solo negozia le prassi con chi le vede, ma a partire da una normatività la mette in discussione e propone una nuova normatività. Se voi volete vedere il nuovo nella danza, andate a vedere il lavoro di improvvisazione. È quello più democratico, che è più, come dire, che stimola maggiormente la percezione di chi la va a vedere, lo aiuta a mettere in discussione i propri stereotipi quotidiani e quindi a vivere meglio la propria esistenza. E tutto questo non passa attraverso le parole, passa attraverso la percezione. Immaginate sistematizzare tutto questo processo nella trasmissione. Molti lo fanno. Molti fanno la loro attività di danzatori professionisti, ma lavorano con tutti, con chiunque. Quod libet, l'essere del quod libet, no? Qual è l'unica comunità possibile? La comunità dei viventi, dice Agamben, no? Con tutti. Perché? Perché la danza è un comportamento organizzato della specie. Grazie.